Ciao, sono Nadia, ho 23 anni e studio la magistrale di psicologia del lavoro alla Sapienza. Sono Gabriele, ho 17 anni e sono uno studente dello scientifico. Mi chiamo Federica, ho 17 anni e faccio il liceo classico a Palestrina. Mi chiamo Paolo, ho 17 anni e studio a Zagarola al liceo scientifico Falcone Borsellino. Il mio film preferito è Harry Potter, tutti gli 8 film di Harry Potter, d'altronde il mio genere preferito è l'urban fantasy, quindi perfettamente in linea con i miei gusti. Il mio film preferito, Gentleman. Non ho un film preferito, dal punto di vista dei generi vedo un po' tutti i generi, anche se preferisco quello romantico. Allora, come film sceglierei Infinity War della Marvel e in genere prediligo la fantascienza o comunque azione e avventura. Abbonato a qualche piattaforma streaming? Beh, la questione è un po' controversa perché io ho Prime e Disney Plus, però scrocco al mio ex Netflix e lui usa il mio Disney Plus. Sono abbonata a Netflix, a Prime Video e altre piattaforme. Sono abbonato a Prime Video e soltanto per questi ultimi giorni Disney Plus. Vedo più spesso serie TV perché, per quanto riguarda la narrazione, è più completa rispetto a un film. Trovo che l'utilizzo di più puntate permetta ai personaggi di esprimersi maggiormente rispetto che in un singolo film. Vedo più spesso i film perché li preferisco in quanto utilizzano meno del mio tempo personale. Preferisco di più le serie TV perché è difficile che riesco a trovare un film che mi interessa davvero. Posso spezzettare la visione in più giorni rispetto a comunque un film che dura 2 ore, magari non è neanche il tempo di vederlo sempre. Gli aspetti che preferisco dell'esperienza filmica classica rispetto a quella on demand. Allora, sicuramente andare al cinema è più una questione sociale. Ci vado più che altro per fare un'esperienza diversa dal solito, per stare con gli amici. Al cinema preferisco ovviamente l'uscita con gli amici. L'audio comunque è un altro livello, comunque anche lo schermo è gigante. Quanto riguarda on demand e streaming, perché lo riesco a conciliare più cose contemporaneamente con lo studio. Comunque per vedere una cosa a casa c'è la comodità di guardarlo in streaming quando vuoi e dove ti pare, nel letto, in sala. C'è più un hobby che ti permette di passare il tempo libero piuttosto che una questione sociale, anche se ultimamente con la pandemia Netflix ha permesso di fare video party in cui in varie case sono proiettati gli stessi film, però per me non è la stessa cosa. Ovviamente dopo la pandemia all'inizio vi sarà ancora un po' di paura e si andrà al cinema meno spesso del pre-pandemia. Successivamente, dopo i primi 2 anni, si inizierà ad andare al cinema con la stessa frequenza, se non superiore. Beh, è difficile dire se dopo la pandemia, si tornerà al cinema con la stessa frequenza. Sicuramente ci vorrà un periodo di ripresa, però per quanto mi riguarda l'esperienza al cinema è completamente differente. Le persone continueranno ad andare al cinema come prima, perché credo che se una persona era abituata prima ad andare al cinema spesso, continuerà ad andarci anche dopo. E magari gradualmente sì, non subito, però piano piano succederà, sì. Le piattaforme in streaming domineranno il cinema. Sicuramente hanno lanciato un guanto di sfida. Ovviamente in questo periodo di pandemia stanno dominando il mercato cinematografico, però successivamente il cinema si riprenderà anche più forte di prima. Le piattaforme streaming in futuro andranno a prevalere sul cinema proprio per diversi fattori, come ad esempio quello della comodità. Le piattaforme streaming di sicuro stanno avendo un grande impatto rispetto al cinema, però non penso che lo domineranno proprio. Il cinema supera le piattaforme in streaming in molti aspetti.